da Orbinese. Buongiorno, sono Orlando Russo, sindaco di Castelvola, uno dei borghi più belli d'Italia, 550 metri sul livello del mare, ma a picco sul mare. Il nostro comune ha 17 km di territorio, 200 km di strade e 1200 abitanti, di cui il 35% al centro e il 65% diviso su 17 km di territorio. A Castelvola si può visitare anche la Grotta dei Monaci, che è percorribile tramite un percorso turistico di oltre 2 chilometri. Che cosa rappresenta la Grotta dei Monaci? Si dice che tanto tempo fa, si diceva che in questa grotta vi erano dei serpenti che facevano trovare la trovatura. Che cos'era la trovatura? Trovare delle monete, trovare qualche cosa di importante, ma bisognava sacrificare qualcuno. Una tizia pare che sia andata a sacrificare il figlio, ma dopo aver ucciso il figlio, il serpente si è aggrappato al collo e l'ha uccisa. Però questa è mitologia. Ma dalla stessa Grotta dei Monaci ti porta a Monte Venere. Che cosa significa Monte Venere? Ecco, se noi ci spostiamo nella contrada Pandolfo, vediamo una Venere sdraiata che dorme. Da qua nasce il Monte Venere. Il Monte Venere è il monte più alto di Castelmola, dove puoi godere di qualsiasi tipo di panorama, dall'Etna al mare, dalle coste ai nostri fiumiciattoli, ai nostri piccoli borghi che ci circondano. Da là vedi un po' tutto. Vieni a Castelmola per vedere, ecco, troverai pure che cosa? I fichi d'India o i ficalini, come detto in siciliano, che in altri tempi, tanto tempo fa, erano stati portati per avvelenare il nostro popolo, ma che hanno creato un frutto che forse non trova in nessun posto. Vieni a trovarci e troverai ospitalità, troverai panorama, troverai percorsi turistici, troverai tante cose da imparare. Questo è Castelvola, uno dei borghi più belli d'Italia. Cuculonazzo. Che cosa si diceva di Cuculonazzo? Che c'era una chioccia che creava i pulcini toro. Forse in tanto tempo e tanto tempo fa si sono messe pure a scavarle, distruggendo una parte di quel percorso di Cuculonazzo. Però rimane la storia, rimangono le grotte dove la chioccia doveva fare questi pulcini d'oro che non ha mai trovato nessuno. Ma i siciliani non sono pigri, chi vi parla non fa solo il sindaco di professione, anche fa l'imprenditore, che non va a letto prima di mezzanotte, ma che comunque alle 5 del mattino si sveglia ogni mattina, non esce di casa se non si fa la barba e la doccia, va nella sua azienda sino alle 8, 8 e mezzo, dalle 9 in poi è a disposizione della nostra comunità. È a disposizione non solo della nostra comunità all'interno del municipio, ma se ne va a girare per il nostro paese per capire se le strade sono pulite, per capire quello che è successo, per capire quello che è necessario per rendere sempre più bello il nostro paese. A Castelvola, sebbene potrai trovare tante pietanze, tra cui la caponatina, tra cui potrai trovare la verdura selvatica, cioè il finocchietto raccolto dai nostri contadini o dalle nostre massaie, che poi viene cucinato nei nostri ristoranti. Però dirlo così non significa niente, vieni, gustalo e te ne accorgerai. Nel nostro paese troverete il vino alla mandorla. Che cos'è il vino alla mandorla? Il vino alla mandorla è un dessert, è creato tanto tempo fa dal cavaliere Vincenzo Blandano, che è stato il pioniere del turismo del nostro comprensorio. Da qua nasce la cultura del vino alla mandorla. Oggi i nostri locali hanno diverse qualità di vino alla mandorla, per cui anche chi viene a visitarci può scegliere e può gustarlo quale preferisce, per poi magari comprarlo. Ma questo terribile virus quando finisce? Certamente non è nella volontà dell'uomo, però noi aspettiamo tanta gente
e ci auguriamo che, anche se non arriva gente dall'estero per questo maledetto mare, ne sono convintissimo che il turismo italiano arriverà in massa dal prossimo mese in poi, come si è sempre fatto, come è sempre avvenuto. Piazza Duomo, Punta San Giorgio e Piazza Sant'Antonio è il nostro castello. Questi, chi viene a Castelmona non può non visitarli, perché se non visita questi posti non ha visto totalmente niente e non ha goduto delle nostre bellezze. Poi siamo in un angolo storico della nostra Castelmona, così iniziamo a parlare della storia di Castelmona e anche dei visitatori. Parliamo della Trevelyane, che ha la sua tomba incontrata francese e che ha costruito anche le scalasse. Chi era la Trevelyane? La Trevelyane sposa un nobile di Taormina che era Cacciola, capo dei Sucalori, perché a Taormina allora c'erano due schieramenti, i topi e i Sucalori. Era un importante medico che ha messo incinta a suo tempo la Trevelyane, che poi lei sosteneva per colpa del marito di avere perso il bambino, e si trasferisce in contrada francese nelle scalazze, dove viene portata su una scala, viene portata su una barella, chiamamente le barelle volgare, dai suoi servi o dai suoi collaboratori. Ma la Trevelyane era anche la proprietaria della villa di Taormina, a cui viene espropriata la villa, non è mai stata donata, tant'è vero che l'avvocato Agrosso, per conto della Trevelyane, inizia una causa fatta nei confronti di coloro che l'avevano espropriata e l'aveva quasi vinta. È stato un intervento del Duca Colonna di Cesaro a fare un decreto per farla rimanere al comune di Taormina, e la villa venne intitolata per molto tempo al Duca Colonna di Cesaro. È stato solo negli ultimi anni, sostenendo qualcosa che non fa parte della storia, che la Trevelyane aveva donato quella villa. Non ha mai donato niente, anzi detestava andare a Taormina perché riteneva fonte di tradimento. Molti sostengono che addirittura la Trevelyane non è morta di morte naturale, ma è stata avvelenata col cianuro, il cianuro che le aveva dato a poco a poco. La Trevelyane aveva scelto come patria Taormina, la Trevelyane come patria aveva scelto le scalazze, la Trevelyane aveva scelto come andare a riposare per appena morta contrada francese.